è una tragedia, è l'apice di una strage in corso, che è quella che c'è in corso in Italia, dove è stato detto anche dal collega, ci sono 3 morti al giorno. Questa cosa è inaccettabile. Sicuramente oggi è il giorno del soccorso, della ricerca dei dispersi, ma domani sarà il giorno dell'indicazione delle responsabilità, perché questo tipo di disastro riapre a tutto piano il sipario del problema degli appalti e dei subappalti. Al ribasso, è stato detto anche dal prefetto, non erano dipendenti ENEL, erano dipendenti di aziende appaltate. E non c'è in questo paese un controllo che impedisca gli appalti, tutti al ribasso, appalti e subappalti, che l'abbiamo visto e lo vediamo attraverso la strage in corso. Ricadono questi appalti e subappalti al ribasso sulla sicurezza sul lavoro. Mancano gli ispettori, c'è un ispettorato del lavoro che non è in grado di operare, mancano i controlli e che fare? Noi l'abbiamo proposto che fare, abbiamo raccolto le firme per una proposta di legge, inserimento del reato di omicidio nei luoghi di lavoro laddove non vengono applicati i protocolli di sicurezza. E non sarà forse questo il caso, lo vedremo, ci sarà un'indagine, ma ci sono casi quotidiani. Mi viene in mente il caso di Luana, a cui erano state tolte le protezioni dall'uditorio perché doveva fare più pezzi, più velocità, il profitto davanti alla vita delle persone. E poi Luana ha fatto la fine nel criceto dentro quell'uditorio. Me ne vengono in mente tantissime di situazioni di questo tipo. Quindi una legge che persegua in maniera con l'aggravante dell'omicidio sul luogo di lavoro quelle aziende che non applicano i protocolli, investimenti sulla sicurezza, perdonatemi, oggi abbiamo aziende che fanno fare i corsi sulla sicurezza alle proprie lavoratrici e ai propri lavoratori online, senza controllo, con la possibilità di aumentare la velocità per farli più velocemente fuori dalle ore di lavoro. Ci vuole la formazione, ci vogliono i controlli e ci vuole una legge che inserisca reati e omicidio nei luoghi di lavoro.